Gentili telespettatori, buona giornata. Bonelli, non è Benelli quello dei motorini, Bonelli è quello del Parlamento, quello dei sassi, ve lo ricordate? Quello che aveva portato i sassi in Parlamento facendo vedere a Meloni c'è la siccità, si stanno prosciugando i fiumi, colpa... Ti ricordo che la Meloni gli è scoppiata a ridere in faccia, no? Dice, ma guardi Bonelli, non ho ancora i poteri di prosciugare i fiumi. Vabbè, per capire chi è Bonelli, che dice che Meloni è Mani di Forbice. Vi ricordate il film? No? Quello che tagliava le siepi, no? Cos'era? Edgar Mani di Forbice. Ecco, Meloni Mani di Forbice. Tagli ai poveri e tutele per i privilegi. Andiamo a vedere che dice Angelo Bonelli. Taglia ai poveri e tutela i privilegi. Taglia ai poveri. Dice la Meloni sembra scoprire oggi che sarà un anno complesso, ma dove vive? Dovrebbe sapere che grazie al primo anno appena trascorso del suo governo già adesso è complesso sopravvivere per milioni di italiani. Lo chieda alle famiglie che hanno subito la povertà energetica pagando bollette sempre più alte mentre le compagnie energetiche diventavano sempre più ricche grazie agli extra profitti mai restituiti. Lo chieda a chi ha problemi di salute ma non riesce ad accedere alla sanità pubblica, se non con tempi biblici. Lo chieda a chi non riesce più a fare la spesa, visto che ad agosto il paniere è aumentato del 10%. Lo chieda a chi non trova lavoro con l'occupazione che è diminuita di 73.000 unità. Lo chieda ai 4 milioni di lavoratori poveri con paghe orarie sotto i 5 euro. Così dice Angelo Bonelli. E va avanti, attenzione, poi commentiamo alla fine, eh. Dice Meloni Mani di Forbice queste cose non le vede, propone tagli su tagli a sanità, tagli sulla scuola, tagli sui giovani, tagli sulla cultura, facendo cassa sulle pensioni degli italiani e sui recettori del vecchio reddito di cittadinanza, senza parlare della totale assenza di politiche di contrasto alla crisi climatica. Ma su noi non staremo... Ma su noi? Cosa vuol dire? Ma su noi non staremo con le mani in mano. Ma su sarà... Un po' così, eh? Ma su noi non staremo con le mani in mano, dice. Continueremo la nostra battaglia per una sanità pubblica per tutti, per un salario minimo subito, per una transizione ecologica efficace, per tagliare i privilegi alle grandi compagnie energetiche, alle banche. Si prospetta un autunno bollente, non solo complesso, dice Bonelli. Allora, andiamo ad analizzare le cose che dice e vediamo. Anche Angelo Bonelli potrebbe dire delle cose giuste, ci mancherebbe altro. Andiamo a vedere quali sono le cose giuste e quali sono le cose sbagliate che dice secondo il mio ragionamento. Ecco. Dice, lei scopre solo ora che sarà un anno complesso, ma dove vive? La Meloni lo sa perfettamente che non è facile, quindi non è che lo scopre adesso, ma dove vive. Quindi sono quelle frasi dette da chi si oppone al governo e quindi cerca di dire che la Meloni, ma dove vive, lo scopre solo ora, ma lo sa perfettamente, no? Vabbè, a parte questo... È complesso sopravvivere per milioni di italiani. Caro Bonelli, era complesso sopravvivere per milioni di italiani da quando è nata la Repubblica fino ad oggi, è sempre stato complesso vivere per milioni di italiani, perché non è un paese fatto solo da milionari o ricchi o classe medio-alta, ma i poveri c'erano, ci sono e ci saranno in un futuro. Quindi... accusare la Meloni che non vede che ci sono i milioni che sopravvivono, insomma, è populismo, qualunquismo. Però andiamo avanti. Andiamo a vedere se dice qualcosa di concreto che la Meloni sbaglia. Vediamo un po'. Lo chiede alle famiglie che hanno subito la povertà energetica, pagando bollette sempre più alte. Infatti la Meloni è intervenuta, come era intervenuto Draghi,
per tagliare le bollette, lo Stato ci ha messo un sacco di soldi per tagliare le bollette, però questo sembra che Bonelli lo ometta, no? Questo non è mai esistito per Angelo Bonelli, quello dei Sassi del Fiume. Bene, le compagnie energetiche diventano sempre più ricche grazie agli extra profitti mai restituiti. Caro Bonelli, anche il tuo amico, il leggendario Mario Draghi, non è riuscito a farsi dare questi extra profitti delle società energetiche, ma le società energetiche furbamente li hanno... Non c'erano più, spariti, solo una parte, ecco. Ma questo si dimentica di dirlo Angelo Bonelli. Lo chiede a chi ha problemi di salute ma non riesce ad accedere alla sanità pubblica. E qui c'è un problema, da sempre, non il problema della Meloni, da sempre. Voi sapete che quando andate per fare un esame vi dicono l'esame fra 8 mesi, poi se paghi l'esame spunta fuori prima. Ma cosa dici? Beh dai, questo lo sanno tutti. Questo lo sanno tutti, che se tu allunghi dei soldi, magicamente scali la classifica di quelli che aspettano un esame. Non facciamo finta di cadere dal pero, ma questo è sempre esistito. Da sempre. Quindi accusare la Meloni delle code nella sanità non è neanche corretto. Insomma, vogliamo dire che tutti i problemi della Repubblica Italiana è colpa di Meloni? Insomma, bisognerebbe essere anche un po' più onesti, politicamente onesti, perché l'onestà politica poi paga. Vabbè, andiamo avanti. A chi non riesce a fare la spesa, visto che ad agosto il paniere è aumentato del 10%, i prezzi della grande distribuzione aumentano indipendentemente che ci sia Meloni o Cipalip, quindi la Meloni non c'entra niente con l'aumento dei prezzi degli alimentari. Lo chiede a chi non trova lavoro, l'occupazione è diminuita di 73.000 unità. Ecco, questa roba la continuano a ripetere come dei pappagalli quelli di sinistra. L'occupazione è diminuita di 73.000 unità nelle ultime settimane, non è il dato da gennaio fino adesso. Loro prendono l'ultimo dato e te lo spacciano come se fosse il dato annuale. Questa è disonestà, perché dal primo gennaio ad adesso ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro in più. Il meno 73.000 è l'ultimo dato, è l'ultimo pezzettino, ma dovete fare la media fra tutto. Questa è disonestà politica. E qui poi i 4 milioni di lavoratori poveri, qua il governo e l'opposizione devono trovare una soluzione per cancellare il lavoro povero. Poi Bonelli parla di tagli alla sanità e non è vero, non ci sono stati tagli alla sanità. Tagli alla scuola, non ci sono stati tagli alla scuola. Tagli ai giovani non vuol dire niente. Tagli alla cultura, non è vero. Cassa sulle pensioni non ha senso. Cosa vuol dire cassa sulle pensioni? Vabbè, insomma, non ha fatto nulla sulla crisi climatica. Che deve fare? Cosa deve fare? Che dobbiamo fare? Diccelo tu, Bonelli, che dobbiamo fare? Arrivederci a tutti e grazie.